La Vanusa, il Monte Saraceno e il Museo Lauricella. Il sito archeologico di Monte Saraceno si trova a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il monte mostra tracce di occupazioni sicane a partire dal III millennio a.C. I sicani, secondo la testimonianza dello storico greco Tucidide, erano uno dei gruppi indigeni che popolavano la Sicilia, prima che i greci vi fondassero le loro colonie e precisamente occupavano la parte meridionale e quella occidentale dell'isola. Alla prima fase di occupazione sicana corrispondono i contatti con Gela, ed è a Geloi che potrebbe attribuirsi l'incendio che intorno alla metà del VII secolo a.C. distrusse l'abitato, poi ricostruito con strutture murarie rettilinee. Il centro mostra un certo grado di sviluppo fino a quando non viene nuovamente distrutto nel secondo venticinquennio del VI secolo a.C. Alla distruzione segue un'ulteriore fase di ricostruzione che conferisce all'insediamento l'aspetto di una vera e propria città. L'assetto urbanistico viene riorganizzato secondo uno schema regolare in cui la sommità del monte assume la funzione di acropoli, mentre l'abitato, che prima occupava solo il pianoro superiore di Monte Saraceno, si estende al pianoro inferiore. Il fiorire del sito si interrompe tragicamente nel 430-420 a.C., quando un evento traumatico, forse un episodio bellico, causa la distruzione della città. Ancora una volta il centro torna però a rinascere e a partire dall'ultimo venticinquennio del V secolo a.C. si assiste allo sviluppo di una nuova fase edilizia, con la costruzione di un doppio circuito murario, di nuovi edifici di culto e di riassetto degli edifici precedenti. Intorno alla metà del IV secolo a.C. si verifica un'altra cesura traumatica, con l'abbandono del terrazzo superiore. Da questo momento in poi il sito si contrae sempre più, fino a scomparire intorno alla metà del III secolo a.C. In un'area appartata, dalle balze della montagna fino alla valle dell'Imera Salso, sorgono i resti di un edificio sacro a pianta rettangolare. L'edificio appartiene alla tipologia architettonica senza peristasi, cioè senza portico esterno. Si conservano soltanto le fondazioni, impostate direttamente sulla roccia. La muratura è costituita da una doppia cortina di blocchi poligonali combacianti tra loro. L'elevato dell'edificio doveva essere in mattoni crudi, il tetto sicuramente in legno, coperto con tegole piane e coppi semicircolari in terracotta. L'interno era suddiviso in due ambienti e le pareti rivestite di intonaco color crema e rosso. L'edificio venne distrutto poco dopo la metà del V secolo a.C. Tra i materiali trovati in mezzo al crollo delle strutture sono state rinvenute statuette ex voto in terracotta che rappresentano figure femminili recanti in braccio un porcellino, animale sacrificato alle divinità della terra Demetra e Core. Ciò ha fatto supporre che il sacello fosse dedicato proprio alle due dee. Il pianoro sommitale del Monte Saraceno è caratterizzato da una roccia calcarea, una specie di picco elevato. Sulla superficie del banco roccioso si notano dettagli artificiali che costituiscono tracce di un complesso di ambienti scavati o incassati nella roccia, di cui non è possibile cogliere l'articolazione e la pianta. Nell'area centrale più elevata dello sperone si apre una cisterna scavata nella roccia di forma rettangolare. Si pensa, date le sue dimensioni, che fosse destinata ad uso pubblico piuttosto che privato. I materiali rinvenuti appartengono a vasellame di uso comune e a contenitori di derrate alimentari. La cisterna fu in uso dalla seconda metà del VI secolo a.C. fino al 430-420 a.C., quando fu poi abbandonata a seguito di un episodio bellico o di un terremoto. Nel 1928-1930 Pirro Marconi effettuò le prime esplorazioni, per lo più di superficie, e giunse alla conclusione che Monte Saraceno era stato sede di una borgata sicula ellenizzata da Gela. Infine, nel 1935, Paolino Mingazzini condusse un'indagine di scavo, sostenendo che il centro doveva essere, più che una città sicula ellenizzata, una vera e propria città greca colonia di Gela, durata in vita fino al III secolo a.C. A
A 2,8 km dal monte troviamo il Museo archeologico Salvatore Lauricella, situato al numero 27 del Corso della Repubblica nel centro storico di Ravalusa. Il museo raccoglie i risultati degli scavi condotti nel centro antico di Monte Saraceno dagli anni 20 del Novecento fino ai primi anni del 2000. I resti antichi emersi nel corso degli scavi sono stati resi fruibili al pubblico nell'ambito di un'area archeologica attrezzata. Il Museo archeologico Salvatore Lauricella nasce per iniziativa dell'amministrazione comunale di Ravanusa, d'intesa con la soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento. L'allestimento è stato progettato e curato dalla sezione archeologica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Messina. Il museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e solo martedì e giovedì offre l'apertura pomeridiana dalle ore 16 alle ore 18.30. Il percorso di visita è articolato in due sale attigue al pian terreno dell'edificio, che ospita anche la Biblioteca Civica di Ravanusa. Nella prima sala, la vetrina numero 1, contiene i materiali relativi alla frequentazione preistorica di Monte Saraceno, esposti secondo la sequenza stratigrafica messa in luce grazie allo scavo effettuato nel 1987-1988. Nella stessa vetrina sono presentati anche i reperti di età protostorica, rinvenuti nelle capanne circolari della prima fase del villaggio dei Sicani. Nelle vetrine numero 2 e 3 troviamo i materiali della seconda fase dello stesso villaggio. Le vetrine successive sono dedicate alla città che si sviluppò nel sito tra il VI e il V secolo a.C. Nella vetrina numero 4 sono esposti i frammenti delle terrecotte policrome che ornavano i tetti degli edifici sacri. La vetrina numero 5 e in parte anche la vetrina numero 6 ospitano i pezzi rinvenuti negli edifici di culto del terrazzo inferiore. Le vetrine numero 6, 7 e 8 offrono dei reperti provenienti dai quartieri abitativi, attraverso una selezione delle case più significative, dei terrazzi superiori ed inferiori. Nelle vetrine 9, 10, 11 e 12 vengono ancora presentati reperti rinvenuti nell'abitato pertinenti alla fase cronologica compresa tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C. Le vetrine 13 e 14 sono invece riservate all'ultimo periodo di vita della città antica, compreso tra la metà del IV e dei primi decenni del III secolo a.C. Nelle vetrine numero 15, 16, 17 e 18 sono esposti i corredi delle tombe più rappresentative della necropoli più antica del centro. Le vetrine 18, 19, 20, 21 e 22 ospitano i materiali provenienti dalla necropoli di Via Olimpica. Tra i reperti spicca un vero e proprio unicum, un eccezionale vaso plastico di produzione attica, raffigurante un gruppo dionisiaco a carattere erotico di satiro e asino. Dioniso, dio della vita e del vino dei riti orgiastici, rappresentava per i greci la natura primordiale e la sua componente irrazionale. È una delle figure della mitologia più raffigurate sulla ceramica dell'epoca. Il dio viene quasi sempre ritratto insieme alle baccanti, termine con cui erano chiamate le donne che prendevano parte al culto orgiastico di Dioniso, e ai satiri, divinità dei boschi che simboleggiavano le forze fecondatrici della natura. I satiri, lascivi e burloni, amanti del vino e della danza, sono sempre all'inseguimento delle ninfe, che sovente rimangono vittime delle loro imboscate. Nelle vetrine 23 e 24 sono esposti, infine, alcuni corredi provenienti dalla necropoli occidentale. A conclusione del percorso espositivo sono presentati i resti architettonici della cosiddetta edicola funeraria, rinvenuti inglobati in una torre della fortificazione orientale. Di fronte alla cosiddetta edicola sono esposti infine due blocchi di arenaria iscritti che erano anch'essi reimpiegati nelle fortificazioni orientali.